Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Santo Rosario meditato della Beata Vergine Maria, misteri gaudiosi. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria della nascita di Gesù. Per quanto possiamo tornare su questo splendido mistero che apre il capolavoro celeste che è il Santo Rosario, che è il mistero dell'Annunciazione, anche se ogni giorno della nostra vita meditassimo e campassimo 100 anni, non avremmo ancora minimamente neanche lambito il mistero immenso di questo primo mistero, la grande opera, il compimento della grande opera dell'Incarnazione preparata da secoli di attese, preghiere, sacrifici, lacrime, implorazioni, da 13-14 anni di vita terrena della Madonna, che non c'è mente umana che possa fondare, chiedo sempre se forse in paradiso, ma chissà se riusciremo a stare dietro, ecco, a tanto abisso di perfezione, quando quella della Divina Maria, anche stando già nella gloria dei beati, quello che il suo cuore ha vissuto, il gesto solennissimo del Fiat, no? Sappiamo bene, Fiat mihi voluntas tua, è l'atto fondante del Fiat redimente, il principio dell'opera della redenzione, il principio della riscossa, del riscatto del genere umano. È tuttora in atto, è tuttora in corso, deve essere ancora portato al perfetto compimento nell'avvento del regno della Divina Volontà. Ecco, da Maria Santissima che impariamo sempre ogni volta che ripercorriamo questo mistero, l'importanza dell'ascolto, non fermarsi mai alle prime impressioni, prendersi tempo, no? Una donna che resta turbata, ma continua ad ascoltare, fa discernimento sulla provenienza di quella presenza che aveva, riconosce che veniva da Dio per la pace che sentiva nel cuore, consapevole di quello che stava facendo, senza fare gesti avventati, ecco, ma con tutta quanta
la lucidità capace di senso fiat. Ecco, una piccola scuola di vita che, ripensando a questo mistero, rinnoviamo e chiediamo l'intercessione di Maria Santissima che sia sempre presente nella nostra mente e nei nostri cuori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero glorioso, contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Anche in questo mistero, contemplando l'agire della Madonna e quello che accade, la nostra mente si schiude e si apre a grandi arcani, anzitutto il discernimento di nuovo di Maria Santissima, che comprende da quello che l'angelo le aveva annunziato, dalla situazione che le aveva descritto della sua parente, la necessità di andare a visitarla, probabilmente non essendo
consapevole di tutto quello che sarebbe successo, perché anche la Madonna, come noi, ha affrontato il cammino della fede. Lei certamente era andata per assistere e per servire la sua anziana parente, dandoci esempio di sublime carità, di dedizione, di dimenticanza anche di sé per amore del prossimo, anziché cominciare a come gestire la situazione certamente difficile anche nei confronti di San Giuseppe, è andata a servire affidando i suoi problemi all'Altissimo. Questa è un'ottima indicazione che ci dà la Madonna. Quando abbiamo qualche problema grosso, e la cosa migliore non è starci a cervellare, quindi cercando di dare vita alla nostra volontà umana per come risolverlo, ma è affidarlo a Dio. E la cosa migliore per risolvere un problema è dedicarsi alle opere sante, che poi al resto ci pensa nostro Signore. La Madonna certamente, vivendo nella divina volontà, viveva con questa regola, con questo patto, forse tacito, forse anche espresso con il Signore. Dice: io mi occupo delle cose tue e tu ti occupi delle cose mie. Ma questo è proprio un contratto super, e dobbiamo veramente chiedere a Maria Santissima che ci doni questa sapienza grande. Noi ci occupiamo delle cose del Signore senza preoccuparci delle nostre, e Lui si occuperà delle nostre, e qualunque difficoltà o problema ci sarà, senza ombra di dubbio, lo porterà non solo a soluzione, ma a perfetta soluzione, qua inimmaginabile soluzione, la migliore che si possa trovare, che è solo quella che Dio conosce, solo quella che Dio nei suoi tempi e con la sua potenza nella nostra vita può e sa realizzare. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero glorioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Questo mistero è molto bello non soltanto per quello che celebra, ma anche per quello che lo precede, perché prima della nascita di Gesù, dalla visitazione appunto della sua nascita, ci fu il matrimonio tra Maria e San Giuseppe, e c'è, come dire, il capolavoro vivente che è San Giuseppe, che io nei giorni scorsi, correndo omaggio a un mio carissimo confratello e amico che ho rivisto dopo tanti anni, è venuto a fare una bellissima meditazione a noi sacerdoti, e mi piace condividerla in questo rosario meditato. È un biblista, è un grandissimo predicatore, tra l'altro molto noto, Don Fabio Rosini, che conosco da tantissimi anni, e commentando proprio il brano di San Giuseppe, secondo Matteo, dice che nel testo si legge che Giuseppe, che era giusto e non voleva ripudiarlo. Effettivamente in greco la parola presente è kai, cioè il nostro e, però quell'e non ha valore, siccome era giusto non voleva rifiutarlo, perché il giusto nella Bibbia è colui che osserva la legge di Dio, e nel Pentateuco c'è scritto che se poco poco una donna, l'uomo la ritrova incinta nel periodo che intercorre tra la promessa di fidanzamento e la celebrazione delle nozze, come stava per esempio Maria, è obbligato a denunciarla. Quindi quelle non è un e conseguenziale, ma è un e avversativo. È come quando noi diciamo avevo appuntamento alle 8, sono le 11 e ancora ti sto aspettando, d'accordo? Cioè sono le 11 ma ancora ti sto aspettando, cioè grazie a Dio che non me ne sono dato. Quindi, e che significa questo? Significa che San Giuseppe, pur essendo un grande cultore della legge di Dio, aveva capito, osservando la santità di Maria, che c'era qualche cosa che sfuggiva alla sua comprensione, e si è preso, come dire, la responsabilità, non dico di trasgredire ovviamente la legge di Dio, non l'avrebbe mai fatto, no? Ma di trovare una sua, come dire, applicazione meno rigorosa, decise di licenziarla in preghiera, in segreto, prendendo tempo. Ecco, anche questo è un insegnamento veramente di vita straordinario, no? Quando noi non sappiamo bene che fare, ci troviamo in difficoltà, la prima cosa da fare è prendere tempo, mai prendere decisioni avventate. Io ho imparato una questa cosa qui. C'è un problema? La prima cosa è dormici sopra, non ti preoccupare, non ti prendere angustia, dormi. Se non è chiara la soluzione, dormi, ci pensi domani. Perché il tempo è il nostro più grande alleato, il tempo unitamente all'affidamento al Signore. E ricordiamo anche in tempi specialmente difficili, come quello che stiamo vivendo, no? C'era appunto la legge di Dio, un'applicazione, diciamo così, rigorosa, ma i romani stessi dicevano che summum ius o summa lex, a seconda delle dimensioni, summa in iuria, cioè quando la legge viene presa e applicata, come dire, indiscriminatamente, alla lettera, sconsideratamente, senza la ponderazione attenta a volte anche di tante circostanze,
si corre il rischio che anziché fare una cosa buona, si va a fare una cosa non buona. Immaginiamo che San Giuseppe, in forza della sua giustizia, ovvero un perfetto osservante della legge di Dio, avesse immediatamente, precipitosamente agito, coprendosi, dice, ma la legge dice questo, io faccio questo, e sarebbe stata la fine. Ecco, sono grandissimi insegnamenti quando si fa rosario meditato, ovviamente, oltre alla bellezza del Padre Nostro e delle Ave Marie, è bello soffermarsi anche su queste realtà e tenercele nel cuore per fare in modo che diventino ispirazione della nostra vita. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua vita. Nel quarto mistero glorioso si contempla la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria. Anche questo mistero, ecco, come tutti i misteri, proprio in quanto misteri, sono sempre forieri di nuovi spunti, nuove fonti di riflessione. Sono tante le cose celebrate in questo mistero. Ne scegliamo una, ecco, fra le tante. Tante volte ho avuto modo di evidenziare
iniziare una particolare che a me suscita veramente tanta fonte di riflessione e di amore e devozione. Il fatto che la Madonna, ecco, una cosa a cui non si pensa spesso contemplando questo mistero, si sottopone al rito della purificazione. E quindi non si dà da sola, come non fece del resto neanche Gesù, dispense dalla legge giudaica, pur evidentemente non essendo tenuta in nessun modo, primo, perché comunque era la madre di Dio, cioè anche Gesù avrebbe detto nel Vangelo, ricordiamo a Pietro, no? Quando c'era quell'episodio pittoresco del pagare il tributo al Tempio, e dice, senti un po', ma chi paga il tributo ai re della terra? I figli o i sudditi? Pietro gli risponde, i sudditi, quindi i figli sono esenti. Cioè, io sono figlio di Dio, non lo devo pagare il tributo. Però perché non si scandalizzino, getta la rete nel mare, troverai un pesce, apri la bocca, troverai una moneta, mettila nel tesoro, no? Testimonianza per loro. Quindi c'era il problema del non far scandalizzare le persone. C'era anche il problema del dover dare un buon esempio. C'era anche il problema che, a differenza dei re umani, sapete, no? Nel Medioevo fu elaborata la dottrina del princeps solutus legibus, si diceva così in latino, cioè il principe è sciolto dalle leggi, cioè le leggi valgono per i sudditi, ma il principe no, perché principe, quindi gli altri lo servono, io no. Ma con il nostro Signore queste cose non funzionano, perché il nostro Signore e la Madonna sono stati i primi in tutto. Tu non puoi dire a uno osserva la legge se tu non osservi la legge. E questo Gesù e la Madonna non se lo fanno insegnare da nessuno. Quindi, pur essendo esenti, la Madonna che si deve purificare, che aveva fatto il parto virginale, ma si sono in tutto, e c'è anche qui il valore, e questo vale anche per tutti noi, mi raccomando, del non distinguersi. Questo è un punto molto importante nella nostra. Quindi, quando è possibile, come dire, evitare gesti, soprattutto esteriori, in qualche modo attirino su di noi l'attenzione, quindi che ci in qualche modo facciano notare, specialmente ci facciano passare per santi, insomma, no? Quando almeno chi parla è ancora ben lontano da esserlo, se possibile vanno evitati. Certo, attenzione, ci sono delle circostanze, non è che io per non farmi notare, se sto in una chiesa dove nessuno si ginocchia davanti al tabernacolo, non mi ginocchio neanche io. Attenzione sempre ad avere discernimento, ecco, sempre circostanziare. Ma quando è possibile, insomma, evitare di dare nell'occhio, diciamo così, di attirare l'attenzione, quindi, soprattutto quando c'è in gioco la santità, quasi sempre presunta, ecco, quindi raramente vera, è meglio evitare. Questi sono tutti quanti alcuni, ecco, degli spunti di suggestione che nascono da questo gesto silenzioso, come molte cose che faceva, ma assai emblematico, appunto fatto in questo mistero della Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
santa fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero gaudioso. Il ritrovamento di Gesù tra dottori del Tempio e i misteri della vita nascosta di Gesù a Nazaret. Anche qui, se ci mettessimo a meditare approfonditamente, sprofonderemmo in quello che Origene chiamava l'oceano dei misteri, anche se lui lo riferiva alla Santissima Trinità, ma in quei 20 anni, dai 12 ai 30, in cui Gesù stette, come dice in maniera molto lapidaria al Vangelo di Luca, sottomesso a Giuseppe e a Maria, chissà quante cose che sono successe. Chi conosce gli scritti della serva di Dio Luisa di Carretta sa che tutti quegli anni in cui Gesù stette in vita nascosta era occupato a restaurare da cima a fondo, insomma, tutto il genere umano, a rifare ogni atto, ogni minimo movimento, ogni pensiero, ogni parola, ogni respiro, risantificare tutto il santificabile, possibile e immaginabile, con gli atti compiuti nella divina volontà. Fu anche un grande mistero di amore, che visse questa piccola trinità terrena composta da Gesù, Giuseppe e Maria, un mistero di amore certamente caratterizzato come inevitabile nella vita in questo mondo segnata dal peccato, appunto dal mistero del dolore, dal mistero della croce, non ultima, ecco, il fatto che San Giuseppe rese l'anima a Dio prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, secondo l'unanime attestazione della tradizione, ed ebbe la grazia di morire tra le braccia di Gesù e di Maria, ed è per questo che è invocato come il patrono della buona morte, ma lasciando un dolore altissimo con il cuore sia di Gesù che di Maria, che anche se santi amavano San Giuseppe, e certamente anche la Madonna ne avvertì la mancanza sensibile, evidentemente offrendo questo dolore. I figli di Dio non è che non soffrono, i figli di Dio
sono esperti nel soffrire. C'è un bellissimo inno che si canta proprio nel tempo di Natale, nella liturgia, che dice proprio così: o famiglia di Nazareth, esperta nel soffrire. Il soffrire è ciò che ci resta, il soffrire santo ovviamente, non il soffrire cieco o vuoto, o peggio ancora, controvoglia. Il soffrire santo è la nostra grande anima, perché attraverso l'accettazione del dolore, l'offerta del dolore, che noi possiamo cambiare il mondo, possiamo cambiare anche noi stessi, possiamo riparare quello che abbiamo fatto, purificarci dalle nostre scorie. Ecco, l'accettazione del dolore, perché in tante situazioni ci abbiamo soltanto, cioè il problema è soltanto una cosa: mettersi in testa che bisogna soffrire, basta, e accettare. Dopodiché è tutto da solo. È un grande segreto, il segreto in cui la famiglia di Nazareth, appunto esperta nel soffrire, era molto ben attrezzata. E chiaramente tutti quanti i figli di Dio e gli amici di Gesù, Giuseppe e di Maria, devono mettersi alla scuola loro e imparare questa arte così importante per vivere santamente il nostro viaggio terreno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quanti ti sono raccomandati. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Noscum prole pia.